Green Pass obbligatorio per entrare al ristorante. Ma secondo me è una buona idea, secondo me è giusto che comunque facciamo tutti, comunque prendiamo tutti il nostro impegno per uscire da questa situazione. No, no, fa niente. Green Pass obbligatorio per entrare nei luoghi pubblici a rischio assembramento, con multe per avventori e gestori dei locali. Lo prevede il nuovo decreto Covid a cui il governo sta lavorando. Il via libera è previsto all'inizio della prossima settimana. Favorevole, ma con precise garanzie, la FIPE, federazione che rappresenta i pubblici esercizi. Pur di evitare le chiusure dei nostri locali, non siamo d'accordo ma non siamo contrari, un gioco di parole, scusate, però deve valere per tutti. Deve valere per i centri commerciali, deve valere per supermercati, deve valere per i negozi, deve valere per tutti, perché finora chi ha pagato sono stati sempre i pubblici esercizi, i ristoranti, eccetera. E anche i triestini si dividono fra favorevoli e contrari, o quantomeno dubbiosi. Io ce l'ho, mi sembra assurdo, l'ho fatto, però mi sembra assurdo per venire a prendere un aperitivo, un panino, a presentare il Green Pass, mi sembra esagerato. Ecco. Tanto dopo fanno comunque quello che vogliono far loro, quindi bisogna adattarsi a quello che decidono, tutto qua. Perché questo è un problema per chi non si vaccina, no? Ma per entrare dentro magari sì, per mangiare dentro, poi fuori potremmo anche farne a meno, insomma. C'è poi il problema della grande difficoltà nei controlli. È una cosa giusta comunque per tutelare, meno male anche chi lavora, anche il cliente, ok? Però al stesso tempo è anche un poco difficile da gestire, no? E poi naturalmente noi andremo incontro anche a dei costi superiori, perché lei pensi, un ristorante è gestibile, una pizzeria è già meno gestibile, perché la gente non è che ti prenota, viene lì, quindi devi mettere qualcuno alla porta per controllare. Forse sarà difficile da gestire proprio con i clienti, però giusto, sicuro. Ce l'ho già, sono a posto venire quando voglio.